when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only quando avete iniziato a suonare? Ma diciamo che circa 10-15 anni fa abbiamo iniziato ad andare a scuola di chitarra e poi un po' alla volta suonando i primi accordi abbiamo iniziato a scrivere canzoni insieme e tutt'oggi stiamo ancora scrivendo canzoni e facendo nuovi dischi. Mi manchi tu, se la città si allungata al cielo. L'ultimo lavoro che avete fatto, ci raccontate un pochino? Sì. L'ultimo lavoro che abbiamo fatto è stata Io resto a casa mia, è stata una canzone scritta durante la quarantena. Eravamo proprio qui in questo studio, abbiamo iniziato con gli accordi, ma così improvvisamente ed è venuta questa canzone. Poi assieme al nostro produttore Alberto Rapetti, grandissimo produttore musicale che ha fatto parecchi dischi anche di grandissimi artisti, abbiamo imbastito, diciamo, la canzone e a distanza. E fatta uscire, e da lì veramente non si è fermata fino ad adesso, insomma, perché è andata molto bene nelle radio, molto bene anche nella stampa, e anche il governatore Zaia ha condiviso la nostra canzone. Io resto a casa mia. Raccontateci un pochettino il vostro stile, il vostro, oltre a lasciando perdere questa canzone che un pochettino ha un tema un po' specifico, ma da che traete l'ispirazione quando scrivete le canzoni? Beh, diciamo che nostro papà fin da piccoli ci faceva ascoltare i grandi cantautori americani che suonavano, che avevano il sapore country, e quindi involontariamente noi siamo stati influenzati da questa musica, e quindi gli America, Simon Garfunkel, Bruce Springsteen, e quindi la nostra sfida è portare questo mondo in chiave moderna, contaminando questo genere con l'elettronica in Italia, portare questo genere in Italia. In un cocktail da bere, diluire l'estate, sciroppo di mare, spalmando i minuti, seguendo le curve, non voglio arrivare a settembre a studiare. Abbiamo sentito appunto parlare dell'America, il country in America è considerato come il liscio italiano, cioè i rocker americani non amano dichiararsi country, infatti noi Chris Isaak, che lui si definiva bluesman, in realtà poi è stato inserito nel country. C'è qualcun altro oltre a questi artisti che, di nuova generazione che vi piace a livello americano? Beh, ci piacciono tutti, diciamo, tutta la vecchia guardia ci piace tantissimo. Bon Jovi. Però ci piace anche Lady Gaga e soprattutto quell'album che ha fatto, A Star is Born. Corona sonora del film famosissimo. E quello veramente ci fa impazzire, le canzoni ci fanno impazzire anche perché sono vicine al nostro mondo, a quello che ci piace ascoltare, anche se noi ascoltiamo di tutto. London hills and rings, the first thing I met was a fly with the bus and the sky with no clouds. The heat was hot and the air was dry, but the ground was full. Nascono prima le parole oppure la musica oppure nascono insieme? Diciamo che normalmente noi iniziamo con il giro di chitarra, quindi prima dall'armonia, poi ci mettiamo una melodia in inglese maccheronico, diciamo, un finto inglese, e lì cerchiamo di calcare in italiano la sonorità del finto inglese. Di solito quasi tutte le canzoni ci nascono in questa maniera, anche se comunque alcune canzoni, in alcune canzoni è partita prima il testo, è partito prima il testo, però diciamo che quasi tutte le canzoni nascono con prima la melodia. Sappiamo che uno dei due si dà anche alla cultura cartacea, ai libri. È stato presentato l'ultimo libro, mi pare, visto che ci sei, ce lo descrivi un pochettino? Sì, sì. Diciamo che non solo io mi do alla scrittura, perché anche Francesco sta scrivendo un libro di aforismi
aforismi che poi mette anche nelle canzoni, mette a disposizione, come anch'io metto a disposizione delle canzoni molte idee che vengono anche per la scrittura. Diciamo che il libro che ho pubblicato la scorsa estate si intitola Il niente ha un'anima ed è la storia di Adam che, diciamo, cerca di ritrovare se stesso e lo fa trovando il rapporto con la natura. Nel momento in cui trova il rapporto con la natura, trova anche l'amore e a quel punto l'anima di Adam si apre e diventa come un arcobaleno di colori, di sensazioni, che poi lo porterà, diciamo, a vivere una vita piena. E appunto l'altro che sta per nascere è di aforismi. Come mai l'idea degli aforismi, oltre che le inserisci spesso nei tuoi brani, cioè nei vostri brani, perché questo genere di libro? Beh, diciamo che in realtà io la sera, quando torno a casa, prima di dormire, penso alla giornata che ho trascorso e quindi mi vengono delle frasi. In base a quello che ho vissuto, ragiono sul perché mi sono successe certe cose e come bisognerebbe affrontare certe situazioni e quindi delle frasi brevi che danno forse una soluzione, anche se una soluzione non c'è, alla vita. Quali sono gli obiettivi futuri adesso che vi ponete? Beh, abbiamo qualcosa di imminente che sta per uscire, infatti adesso appena finiremo l'intervista con te, Pietro, e ci daremo alla musica fino alla tarda sera, perché sta per uscire il nostro nuovo album che sarà pubblicato a fine giugno. E allora stiamo ritoccando le ultime cose e anche e soprattutto fare le ultime pratiche per fare uscire l'album. E veramente è un momento molto entusiasmante perché si vede la fine dei lavori, però si deve lavorare maggiormente per promuoverlo. E allora a questo punto ditemi, quali sono le fasi nella preparazione di un disco? Perché è sempre un lavoro complesso, che non c'è solo il fatto di scrivere la canzone, non solo suonarla, ma è tutto un iter dietro che comunque comporta molti sacrifici alla fine. Certo, diciamo che noi iniziamo appunto componendo la canzone, poi una volta strutturata la canzone, devi appunto scegliere la velocità della canzone, quindi devi avere un metronomo che ti dia la velocità della canzone. Poi, una volta registrato la struttura, noi giriamo tutto ad Alberto Rapetti, nel caso di questo disco, e Alberto finisce l'arrangiamento con le tastiere e la parte ritmica. E una volta finita tutta la base, ricantiamo la canzone con delle modifiche, diciamo anche del testo, perché magari in corso d'opera modifichi alcune parole che ci stanno magari meglio nella canzone. E finita la registrazione delle chitarre e delle voci, facciamo Alberto fa il mix e il master del disco. E da lì a quel punto è canzone su canzone. Poi decidiamo la scaletta, copertina, eccetera, ed è proprio questo che faremo dopo. E il disco è pronto e pronto da stampare. Ora abbiamo messo anche in piedi, diciamo, nei nostri canali social un e-commerce dove ognuno potrà acquistare il nostro disco oppure scriverci per delle informazioni. Nando, ricordiamo il vostro indirizzo internet, qual è? Sì, noi abbiamo il nostro sito www.blondebrothers.com oppure Instagram, Facebook, YouTube, ci siamo un po' dappertutto, diciamo, cerchiamo di essere molto social. E nei prossimi giorni metteremo un link all'e-commerce per acquistare appunto chi volesse i dischi fisici e diciamo il merchandising dei Blond Brothers con le magliette, e le collanine tipo queste fatte da un artigiano. E quindi ecco, abbiamo anche questa possibilità. CD e vinile oppure solo CD? Stiamo pensando, dipende dalle richieste, ma metteremo a disposizione anche il vinile. E faremo anche la chiavetta USB. Chiavetta, disco e vinile. E qual è la prima chitarra che vi hanno regalato? E chi ve l'ha regalata
e se ve la portate ancora dietro? Diciamo che ce l'ha regalata nostro papà ed è una chitarra acustica che abbiamo sempre in casa vicino al nostro divano dove solevamo, diciamo, a comporre. E quindi è sempre lì, quando ci va, la prendiamo in mano e suoniamo. Ed è una chitarra omaggio ad Elvis Presley. Aveva una volta nel battipenna, aveva la faccia di Elvis Presley, a furia di suonarci sopra è sparita. Però resta la scritta Elvis. Descriveteci in 5 parole, per quale motivo utilizzate quelle 5 parole? Allora, musica, chitarra, divertimento, ballo e viaggio. E perché? Musica, perché fa parte della nostra vita, siamo sempre in musica. Poi cosa ho detto? Non mi ricordo più cosa ha detto lui. Chitarra. Chitarra, perché ce la portiamo sempre dietro. E poi cosa ho detto io? Ah, divertimento. Giusto. Divertimento. Perché è divertimento? Perché quando si suona è veramente vivere, per noi è vivere a pieno, e quindi divertimento perché quando facciamo musica ci divertiamo, e ci divertiamo soprattutto nei concerti, speriamo si possano fare il più presto. Poi ballo, che a nostro avviso è nato prima il ballo che la musica, e quindi un artista dovrebbe prima pensare a questo fatto prima di fare musica, che appunto se è nato prima il ballo che la musica, non si può ignorare questo aspetto se fai musica, diciamo. E viaggio, perché siamo sempre on the road, è il nostro motto, e quindi cerchiamo sempre di viaggiare, cogliere spunti dal viaggio per poi scrivere le nostre canzoni. Perfetto. Come gruppo avete ricevuto un bel premio, un grande premio a Bologna, una manifestazione a Bologna. Ma poi siete stati ospiti anche a una trasmissione televisiva di Canale 5. Sì, diciamo che a Bologna abbiamo vinto il Festival delle Arti e il Music Arti Festival. E il Festival delle Arti è il festival di Andrea Mingardi che si faceva a Bologna. Mentre il Music Arti è gestito da Alessandro Margozzi e Gloria Bonaveri, che hanno una scuola di musica che si chiama Music Arti. E mentre la trasmissione televisiva era The Winner Is con Gerry Scotti, Mara Maionchi e Alfonso Signorini, ed è stata un'esperienza straordinaria perché appunto era una trasmissione a rete nazionale, quindi ci siamo fatti conoscere un po' in tutta Italia ed è stato bellissimo, e ci siamo anche messi alla prova sull'emozione, sul gestire l'emozione. Quindi avere una telecamera davanti nazionale a volte fa venire la paura un po' a tutti. Sì, diciamo di sì, però noi siamo sempre un po' agitati, l'agitazione giusta che poi si trasforma in emozione, anche durante questa intervista, Pietro. Ho visto un video dove ci sta uno che ha la musica, ma in realtà dice poesie, forse mi pare, da questo lato. Questo lato è un canale dove in realtà c'è musica ma con poesia. Quello mi ha sconvolto e sono rimasto veramente sorpreso da quella cosa. Grazie infinite. Quindi, Luca ha fatto anche 2 libri di poesie. Ma sei un poeta, uno scrittore, musicista. Guarda, si diceva una volta impara l'arte e metti da parte, invece tu, oltre che l'hai imparata, la metti in atto. Cerco di metterla in atto, ma è più uno sfogo personale, che poi però mi dà tantissime soddisfazioni, quindi sono contento. Tipo in questo caso non mi aspettavo tu scoprissi anche questo lato, quindi ti ringrazio una volta ancora. Quando si scoprono delle cose interessanti è bello dirlo, perché veramente mi ha fatto piacere. Sono rimasto veramente, ti ho detto, sono rimasto sorpreso, ma molto sorpreso in positivo, perché effettivamente poi quella sul lui, quella dove stai seduto lì, quel video è fantastico. Tu che... Grazie. Sul monumento, il monumento è qui sopra vicino a casa nostra. Quindi casa e bottega avete fatto.
Casa e bottega. È un detto popolare, ma funziona benissimo. Hai fatto. Allora, di nuovo complimenti, ragazzi. E vi diamo appuntamento, vi do appuntamento. Veramente alla uscita del disco, così ce lo fate vedere, ce lo esponete, bellissimo, ci raccontate tutto questo disco, così facciamo una bella pubblicità, perché lo meritate. Grazie infinite, grazie. E complimenti a te per veramente la tua professionalità, grazie mille Pietro. La vita non è un gioco, siamo in fuori gioco. Con la spettera c'è un'emergenza, il coprifuoco e libertà. La partita in casa, la trasferta è nel garage. Porta salute, chiave dell'umanità.